E qui siamo invece di fronte ad un dipinto che non è un dipinto di Merello, è un dipinto di Plinio Nomellini ed è un dipinto importante allora, per moltissime cose. Nel senso, innanzitutto è importante per la data, 1891, quando Plinio Nomellini si trasferisce a Genova e il suo arrivo a Genova aiuterà ad un cambiamento in quella che è la pittura locale che lui si trova. Che lui si trova attorno e secondo proprio perché la fa capire quelle che sono le caratteristiche del linguaggio di Nomellini. È un dipinto di una modernità estrema, basta vedere all'orizzonte, sembra quasi in certi momenti quasi un dipinto già preastratto, in cui si capiscono quelle che sono le caratteristiche del suo divisionismo. Non è mai un divisionismo puramente tecnico, è un divisionismo in qualche maniera interiore, divisionismo in qualche maniera empatica, quindi una liberissima interpretazione della divisionismo che poi è quello che caratterizza Nomellini.